Thank you. Eccoci, ritrovate a un nuovo appuntamento con la nostra rubrica a due metri, naturalmente lo spazio dedicato da Rete Sole alla pallanuoto. Stasera abbiamo come ospiti Lorenzo Vespa, il portiere Bianco Celeste, ben trovato. E Giuseppe Corsello, direttore sportivo della Roma Visnova. Ciao, ben trovato. Allora, tanti i temi di cui parlare. Partiamo dall'ultima di campionato, sicuramente una giornata non felice e non facile per entrambe le squadre, possiamo dire così. Lorenzo, partiamo da te. Sì, sicuramente. Noi abbiamo fatto visita alla seconda, terza forza de, del campionato, dove appunto era una partita complicata. Con questa partita chiudiamo diciamo, il nostro tour de force con le prime forze del campionato, ci rituffiamo da sabato prossimo con una serie di partite dove bisogna cercare di fare il maggior punti possibili per arrivare con meno rimpianti alla lunga pausa natalizia. Giuseppe, vediamo insieme la classifica e poi parliamo anche della vostra sfida. Brescia e Proreco sono in testa con... 21 punti, poi c'è appunto Sport Management con 18 insieme a Posilli, Pocanottieri Napoli 13, Acqua Chiara 11, Savona 10, Roma Visnova Bogliasco 9, Trieste 6, Lazio Nuoto 4, Florenzia 3, Ortigia 1, eh, Sori 0. Una sconfitta arrivata contro Brescia, tra l'altro di misura, insomma 9 a 11 è sì. finita in casa. Sì, una sconfitta dolce amara, comunque la capolista immaginavamo sarebbe stata una partita molto difficile, però ci siamo detti sin dall'inizio L'allenatore ha imposto di fare molta attenzione eh, a non concedere gli spazi, a cercare comunque di attaccarli il più possibile senza, senza scoprirci troppo. Ne è venuta fuori comunque una bella prestazione anche di orgoglio. Eh. 9-11 contro la capolista, aver ah, affrontato sì, sì. la capolista eh, già la terza classificata e la quarta classificata, e aver perso comunque tutte e tre le partite in maniera ben onorevole ci, ci dà molta fiducia per il futuro. Tra l'altro, arrivavate da un ciclo molto positivo, queste tre vittorie consecutive che vi avevano ridato il sorriso dopo sì. un inizio di campionato difficile? Sì, l'inizio di campionato sicuramente non è stato molto semplice. Però lo sapevamo, sapevamo di aver costruito una squadra che sarebbe stata comunque eh, per 7 tredicesimi di giocatori nuovi, quindi trovare inizialmente l'amalgama, iniziare a far entrare tutti nei meccanismi di gioco, eh, con l'Ortigia abbiamo beccato poi eh, il filotto positivo Ortigia Florenzia e eh, Raniante Savona e speriamo di poter continuare ecco, su questa, questa falsa riga. Facendo il nostro campionato, giocandocela bene con, 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 con quello alla nostra portata e mettendo in difficoltà tutte le altre. Lorenzo, guardando la classifica è un po' peccato perché l'inizio non era stato male, solo che il calendario non è dalla vostra parte, non lo è stato almeno finora. Sì, diciamo che l'inizio. Sicuramente è stato anche sopra le nostre aspettative: il pareggio interno con l'Acqua Chiara, tre tempi giocati alla pari con una corazzata come la Pro Recco, poi la vittoria in casa con il Sori, dove bisognava assolutamente fare i punti. Poi purtroppo è stato il passo falso a Bogliasco, dove magari abbiamo peccato un po' di cinismo sotto porta e poi infine una partita interna con il Posillipo e la trasferta col Verona dove sono appunto quelle squadre maggiormente attrezzate che puntano sicuramente all'ingresso fra i primi quattro posti del campionato. Adesso già dalla prossima in casa con la Canottieri inizia appunto quella serie di partite dove bisogna cercare di fare il maggior numero di punti possibili. Che perché bisogna muoversi, poi lo dicevamo c'è una pausa lunghissima, quindi è il momento insomma, di eh, prendere punti, poi per eh, riposarsi ci sarà abbastanza tempo dopo. Allora vediamo la prossima eh, giornata di campionato, inizia eh, venerdì alle 20.40 con Acqua Chiara a Savona, poi sabato alle 15 Brescia Posilli, poi alle 15.30 Trieste Roma Visnova, alle 16 Bogliasco Sport Management Tessori Ortigia eh, insieme a Lazio Nuoto e Canottieri Napoli alle 17.30 Pro Recco allora, partiamo da questo match in trasferta per la Roma Visnova, importante a questo punto per eh, lo dicevi prima, ritrovare la vittoria e i punti. Sì. Sì, sicuramente sarà una trasferta difficile. Questo non lo mettiamo in dubbio, però non provare a giocare contro una squadra come Trieste, che sulla carta è una squadra eh, di quelle che come noi lotta per, per la salvezza, ecco, sarebbe da, da folli. Quindi andiamo là con la convinzione di essere una squadra quadrata, con la convinzione comunque di eh, essere una squadra che vuole sorprendere. e Ce la giochiamo in un campo difficile, ce la giochiamo comunque con una trasferta che, che è faticosa, perché Ovviamente sappiamo tutti non che è non è dietro l'angolo e comunque le trasferte a pallanuoto non, 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 non si fanno come nel calcio con le comodità ecco, del, del caso. Quindi una trasferta in giornata sebbene con i voli però eh, sarà, sarà dura. Andremo lì con il coltello tra i denti e proveremo a fare la partita. Lorenzo, voi come, come la vivete? Fare i punti a questo punto diventa molto importante. Sì, sicuramente. Dovremo cercare di far valere soprattutto il fattore campo in questa sfida, anche perché ormai noi sono tre, tre settimane di fila che siamo in giro per l'Italia a fare trasferte da, da Bogliasco a Brescia, infine fino a Busto Arsizio contro lo sport management. Far valere appunto il fattore campo e far rivedere il buon gioco che abbiamo espresso nelle prime 3-4 giornate di campionato. È stato fatto riferimento alle trasferte, allora mi dai l'assist per una domanda che va al di là della pallanota e cioè il calcio. Si è eh, giocato il derby, al di là del risultato della vostra fede romanista o laziale, tra l'altro c'è cioè un juventino quindi... Eh, potrebbe non interessargli il derby, però eh, c'è stata questa protesta dei tifosi e quindi le curve semi vuote. Eh, la partita che non vorresti mai vedere. Sì. Eh, lo sport della pallanuoto lo chiedo prima a Lorenzo, vi abito un po' a non avere tanto pubblico sugli spalti, ma questo quanto conta, quanto è pesante? Beh, sì, sicuramente. Noi purtroppo giocando a polla a nuoto siamo, siamo quasi spesati quando vediamo le piscine con gremite, spalti rumorosi e un pubblico molto caldo. Sicuramente aiuta ad esempio la piscina di bogliasco una delle piscine dove è un tifo molto caldo che addirittura un gruppo di irriducibili di ultra come succede con il soli e appunto queste partite nelle loro vasche sono partite molto complicate incide molto sicuramente certo vedere una partita di calcio così importante comunque una squadra come la Roma che lotta al vertice della classifica oppure come la Lazio che fino a settimana scorsa era lì fra le prime, nelle prime 4-5 posizioni fa un certo effetto vedere un abbandono così massiccio dei loro sostenitori. Tra l'altro rigore contestato che ha dato il vantaggio alla Roma. Cosa accade invece nella Palanuoto? Io ricordo eh, l'anno scorso qualche episodio contestatissimo anche per quanto riguarda la Roma Visnova, rivolto alle direzioni arbitrali, perché insomma gli arbitri sbagliano e non solo nel calcio. Eh sì, gli arbitri, così come il giocatore, così come noi dirigenti, l'allenatore, ovviamente hanno tutto il diritto di, di sbagliare. Sì, l'anno scorso successe che eh, qualche decisione ci aveva penalizzato, però. Eh, con serenità abbiamo mantenuto un bel dialogo con la classe arbitrale devo dire che anche quest'anno comunque non, non possiamo portare delle lamentele o, o quant'altro abbiamo grande fiducia comunque nel loro operato eh, quello che ci piace dire è che comunque ci deve sempre essere un rapporto distensivo, un rapporto di dialogo quindi anche mi capita spesso quando, quando mi alzo dalla panchina di, di chiedere comunque agli arbitri di massima tranquillità perché tanto noi siamo lì per dialogare e per capire il perché di tenere le loro decisioni comunque a proposito dei tifosi, vogliamo fare un appello per far seguire la pallanuoto, perché è uno sport da vedere? Perché poi se ne parla poco, ma televisivamente parlando è anche un bello sport, quando si giocano le Olimpiadi, quando gioca la nazionale, insomma l'attenzione da parte del pubblico, anche dei profani, c'è. Sì, sicuramente, certo, da, da profano magari capisco questo poco interesse per la pallanuoto, perché è uno sport che, dove si vede soltanto la, la testa dei giocatori, si capisce poco quello che succede. Ma magari proprio forse la curiosità, perché c'è un'enorme differenza fra vederlo dal vivo o vederlo in televisione. Quindi magari. Spinti dalla curiosità le persone che vogliono avvicinarsi a questo sport, oppure soltanto per passare un sabato pomeriggio di venire in piscina a, guardare, a vedere questo sport che è molto duro ma allo stesso tempo è anche uno sport leale, dove si è appunto nemici in acqua, fra virgolette, ma compagni anche di vita fuori dall'acqua. Perché cosa accade sott'acqua? Io su questo tema direi che noi ce la stiamo mettendo tutta anche per richiamare... Noi vediamo i... solo le teste, no, no, ma no? Poi in, realtà, frasco... in realtà, no, perché sei disattenta, perché abbiamo creato. Assolutamente, una... per, niente, esatto. per niente, perché proprio sulle tesole è andata in onda. La partita della Roma Visnova esatto. va in onda ogni settimana ed è stato provato anche eh? la GoPro, no. Subacque. Insomma, esatto. quindi. No, noi scherzavo ovviamente <ride> sul fatto che fossi disattenta. Noi cerchiamo ecco, di attirare quanto più pubblico in piscina possibile. Devo dire la verità, io mh, ho uh, un'esperienza che mi porta da Catania ad aver visto sempre piscine molto gremite e comunque una cultura uh, del, dell'interessato alla pallanuoto che è molto, molto. Come, come, come abbiamo detto per Bogliasco prima. Ma da quando sono alla Roma Visnova, ovvero da due anni a questa parte, per quelle che sono le nostre partite, fortunatamente non abbiamo mai sofferto di carenza di pubblico, anzi ci sono sempre tanti interessati. E poi noi, ripeto, proviamo con le nostre iniziative a coinvolgere quante più persone possibile a venire in piscina e poi a seguirci anche dopo, grazie a Rete Sole, in primo luogo, al Corriere dello Sport e a tutti i media partner appunto, che ci consentono di ehm, trasmettere la partita in un certo modo. Rete, il derby invece, quando si gioca, il vostro derby? Eh, credo sia l'ultima partita dell'anno, credo. Ecco, quindi l'11 dicembre. Per chi volesse passare un pomeriggio diverso, anche lì il derby è molto sentito, mi dicono, vero? No, beh, sì, comunque diciamo, è un derby un po'. Derby è sempre il derby. Poi viene sì, sempre Sì, sicuramente eh, appunto allenamenti insieme, comunque chi ha giocato insieme da una vita, giovanili, nazionali giovanili, però comunque è sempre un derby, quindi fa sempre piacere portare a casa l'intera posta in palio. Allora, grazie mille, in bocca al lupo per le prossime sfide e noi invece ci ritroviamo il prossimo martedì sempre su Rete Sole.